Hey guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Ai nuovi iscritti do il benvenuto e oggi torniamo a parlare di visti, esattamente di visto O1, e sono oggi qui con Alessandro. Ciao. Ciao Alessandro. Siamo qui per intervistare Alessandro e chiedere un sacco di cose su questo visto. La prima domanda che volevo farti è: da dove vieni e cosa facevi prima di venire a New York? Ciao Chiara, sono felicissimo di essere qua con te per questa intervista. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Comai, io sono di un paesino del Trentino chiamato Vigo Cavedine, bellissimo, vicino al lago di Garda e a Trento. Lavoravo prima di venire qua in Milano per un decennio, e prima di essere a Milano sono stato nelle varie realtà del Trentino e in giro nel nord Italia per vedere com'era il mio lavoro. Quindi tu hai sempre fatto parrucchiere? Io ho scelto di fare il parrucchiere dopo le scuole medie e ho fatto una scuola per diventare parrucchiere, estetista e truccatore. Quindi hai una licenza, diciamo, un brevetto? Ho una licenza, poi il Trentino è una regione a statuto speciale, quindi ha dei servizi scuole molto precisi, fatti bene, quindi la mia scuola di parrucchiere è una scuola di 4 anni rispetto alle classiche scuole che ci sono nel mondo, che sono di 1-2 anni. Seconda cosa che volevo chiederti è: quando e perché hai scelto New York per questa tua nuova esperienza di vita e lavorativa? Devo dire che tutti i cambi che ho fatto lavorativi sono stati fatti perché avevo questa necessità di migliorarmi e di crescere, e come ho fatto il cambio dalla realtà trentina e comunque del nord Italia con Milano e Spagna o l'Inghilterra, la stessa cosa dopo Milano mi è venuto in mente di venire a New York perché era posto, diciamo, un po' più top nel mio lavoro. E quindi ho deciso di muovermi qua per essere stimolato nuovamente, per migliorarmi e crescere. New York l'ho scelta nel 2012, ma sono arrivato e approdato a New York intorno alla fine del 2014, inizio 2015. Ok. Volevo quindi chiederti qual è stato il procedimento per ottenere il visto, costi, tempistiche e se ci ricordi che tipo di visto possiedi. Io possiedo un visto O1, chiamato anche nel dettaglio Alien of Extraordinary Ability on Art, quindi è un visto che danno agli artisti, a chi lavora nello spettacolo, chi fa un lavoro artistico. Ok, possiamo fare degli esempi così capiscono meglio? Per esempio, un influencer potrebbe essere un artista? Sì, un influencer può essere sicuramente un artista per il lavoro che fa, può essere per i cantanti, musicisti, personaggi della televisione. Quindi che ricopra comunque cinema, musica, social media. E beauty. Beauty, ok, perfetto. Come nel mio caso. E arte. E arte, ovviamente, sì. E nel 2012 sono venuto a New York con ESTA, questo documento che ti permette di stare 90 giorni, e ho valutato... Vi lascio il link qua sotto se avete bisogno di informazioni sull'ESTA e come ottenerlo. E ho valutato le varie realtà di lavoro, perché ovviamente per muoversi in New York a lavorare devi avere uno sponsor. Il mio visto è un visto che si vince, nonostante comunque lo devi pagare, è caro, perché non è possibile ottenerlo per tutti. Devi fare una selezione, devi avere delle caratteristiche e requisiti validi che ti permettono di averlo. Al momento sono sul mio nuovo O1, quindi ho già fatto un O1 che è scaduto. Quanto dura l'O1? Allora, l'O1 dura 3 anni. Che documenti servono per ottenere un O1? La procedura per avere un O1 è abbastanza difficile, sono sincero. Ho fatto dei mesi abbastanza duri, come tanti altri e tanti altri visti, però ho lavorato molto su tanti tipi di documenti riguardo referenze. Bisogna mostrare che tu sei e hai quel valore aggiunto rispetto a qualcun altro che può fare il tuo lavoro. Quindi l'azienda americana in questione deve dichiarare e certificare perché assume te italiano e non prende un americano stilista dei capelli o di qualsiasi cosa si stia parlando. Quindi sei un parrucchiere top. Devo dirti che ci metto molto amore e tanti anni, quasi una ventina di anni che ci metto amore nel mio lavoro. Quindi sì. Un giorno toccherà anche questi? Spero proprio di averlo l'onore di acconciarli, ma non di certo di accorciarli corti, perché stai benissimo. Grazie, con i capelli lunghi. Anche perché sennò ti ammazzerei. Hai visto? Già ti ho anticipato. Quindi dicevo, per quanto riguarda l'ottenere l'O1, io ovviamente ho scelto e trovato un salone che fosse adatto alle mie esigenze, a quello che cercavo come esperienza, dopodiché in collaborazione con un avvocato ho preparato questi documenti, pratiche. Queste pratiche. Quindi bisogna trovare un salone, non si può arrivare senza avere un salone. Non penso che nessuno riuscirà mai, e se riuscirà prego me lo faccia sapere, ad ottenere un O1 senza avere uno sponsor già trovato. Lo sponsor
sponsor può essere un salone o un'azienda che si occupa di beauty, capelli, make-up e tutto quanto. Perfetto. Come hai fatto a trovare questo salone? È stata una bella cosa interessante. Io sono arrivato a New York, come dicevo, nel 2012. Sono andato in diversi saloni che negli anni mi ero annotato come saloni a me piaciuti o belli o interessanti, stimolanti, e sono andato nei saloni porta a porta, diciamo, a chiedere, con il mio inglese che ai tempi era molto basico, broken English of course, perfect for the beginning, ho chiesto se mi volevano assumere, dicendo un attimo del mio percorso, che ero un parrucchiere italiano che ha lavorato per un decennio a Milano e prima ha fatto delle esperienze nel nord Italia e collaborazioni in Europa qua e là per delle classi, cose così. Perfetto, quindi non sei arrivato dal nulla, hai fatto una cosa che io consiglio sempre, ovvero testare il terreno, cercare di fare contatti e cercare di capire se effettivamente New York potrebbe essere un posto per noi, per adatto noi. A noi. Tantissimi dicono infatti che New York o la odi o la ami. Io devo dire che ho fatto un po' di tutti e due, anche se ovviamente è un posto che mi piace molto e per questo sono ancora qua sul mio secondo O1. Devo dire e precisare che l'O1 è un visto abbastanza difficile, come dicevamo prima, da ottenere, quindi non riuscirai mai ad ottenere un O1 se non vieni, come dicevi tu, a tastare il territorio. Domanda: quante volte può essere rinnovato l'O1? L'O1 può essere rinnovato un numero infinito di volte. Ovviamente ci vuole tanta pazienza e anche qualche soldo, perché comunque è un processo lungo e faticoso. Possiamo dire quanto hai speso per avvocato e quanto invece hai speso per le pratiche, se riusciamo a scindere i due costi? Mi viene difficile scindere i due costi, perché ovviamente quando ti appoggi un avvocato hai un pacchetto completo, mm-hmm. Però vi posso dire che tu devi avere tante referenze di mm-hmm. un passato di lavoro fatto in Italia vincente, quindi mm-hmm. senza presunzione vi dico che se abbiamo fatto collaborazioni con Universal, Sony, gruppi come l'Espresso, DJ TV, Prada, squadre di calcio, cose così, o aziende grosse, puoi essere avvantaggiato, perché ovviamente, vorrei precisare, devi avere, oltre ai classici moduli per l'ambasciata, tante referenze, copie di pagamenti e crediti su riviste o quant'altro, anche trasmissioni televisive e quant'altro. Quindi è molto molto importante avere tanta history salvata e certificata, perché è quella che ti permette di ottenere l'O1. Quante referenze hai dovuto procurare? Io ho procurato 8 referenze sul mio primo visto e 8 referenze di aziende molto molto valide. Mi ricordo il prezzo, perché è un prezzo che non si dimentica facilmente. Soprattutto nel primo visto io ho investito $7,000, per il semplice fatto che, al di là del visto, se vuoi avere una risposta dal governo un po' più velocizzata rispetto ai tempi che possono essere molto lenti, devi pagare per un expedite. Quindi quello ti costa $1,800 solo. Ok, un expedite in quanto tempo si riesce a ottenere? L'expedite ti dà la possibilità di avere la risposta del governo in 15 giorni massimo. Okay. Il che non è male se devi da andare a lavorare. Da quando richiedi l'aspetto? Certo. Da quando mandi tutti i documenti, ci sono 15 giorni di tempo massimo per darti la risposta. Perfetto. Prima di mandare tutti i documenti, a livello di tempistiche, quanto tempo è servito per prepararli? Allora, per preparare tutti i documenti e certificarli, farli firmare poi su carta intestata dalle varie aziende, far scrivere all'avvocato le lettere, che ovviamente l'avvocato sa come vanno scritte per arrivare poi dopo presentandosi al governo con i giusti documenti, ci è voluto un circa 2-3 mesi. Una volta invece che il governo ti dà una risposta, quanto tempo passa prima che tu puoi trasferirti poi negli Stati Uniti d'America? Quello devi andare subito all'ambasciata a Milano o a Roma e prendere un appuntamento con loro, o a Napoli, anche se per me dal Trentino era un po' lontano, quindi ho optato per Milano o Roma. Quando hai i documenti e l'ok del governo americano, puoi recarti all'ambasciata previo appuntamento. Ci mettono 4 giorni a mandarti a casa il passaporto con il visto on, poi puoi partire per l'America. Ok, quindi diciamo un'altra settimana massimo due. Ok, sì. Perfetto. Diciamo che la pesantezza è proprio nella parte primaria, dove devi preparare tutti gli argomenti, perché lì veramente c'è tanto da fare. Volevi anche aggiungere un paio di cose su come hai trovato lavoro, giusto? Sì, è interessante e lo voglio dare come messaggio anche di stimolo ai miei amici italiani che vogliono venire a vivere qua in America come me e Chiara Lady Boss. Vi dico che per arrivare in America bisogna avere tenacia, decisione e forza di volontà, perché al di là delle pratiche
devi anche arrivare qua e essere predisposto a uno start over, quindi a ripartire da zero. Ma anche a sopportare un livello di stress che a volte arriva alle stelle. Arriva alle stelle. Diciamo che qua si può imparare veramente la pazienza. Bravo. La pazienza è proprio, l'ho imparata qua per la maggiore. Quindi dicevo, io sono arrivato. Tutti ovviamente quando arrivi a Manhattan, a New York e cerchi lavoro, soprattutto con un inglese basico ma anche con un inglese buono, c'è tanto snobbare, perché dicono questo qua è arrivato, vuole lavorare, ma per lavorare qua devi essere bravo. Quindi io cosa ho fatto? A parte andare porta a porta a chiedere ai saloni e alle aziende che mi piacevano di più, sono andato poi dopo sulla strada, perché una volta che ho trovato i saloni che mi volevano vedere come lavoravo, ho dovuto trovarmi delle modelle e delle ragazze da tagliare i capelli per mostrare la mia abilità. Certo. Detto questo, sono andato sulla strada con un mio biglietto da visita, cioè un biglietto del salone allora, il mio nome è scritto, dicendo alle persone: ciao, scusa, sono un parrucchiere italiano, lavoravo a Milano, vorrei tagliarti i capelli qua che devo mostrare come lavoro. Scusate, e devo dirti, ha iniziato a piovere, io prendo l'ombrello, fammi aiutare. Voilà. Grazie. Siamo in una bellissima location in mezzo alla natura, ma cioè siamo praticamente dentro un palazzo, però nel giardino all'aperto, perché la location dove volevamo portarvi, in un rooftop a Soho, ha dato sola. Diciamo che c'è stato un contrattempo, invece qua siamo andati meglio perché abbiamo questo giardino botanico bellissimo che adesso non posso mostrarvi perché la camera è lontana. Però abbiamo un ombrello. Però abbiamo un bellissimo, benissimo, ombrello. Vi dicevo che sono andato a cercare lavoro sulla strada, ma è stato difficilissimo perché la gente non si ferma, non ti calcola nemmeno, perché è abituata ad avere persone che chiamano e chiedono cose sulla strada di ogni genere, quindi ovviamente c'è un certo snobbare. Diciamo che io sono stato fortunato e ho trovato due ragazze che poi sono venute a farsi i capelli l'indomani in questo salone dove le avevo invitate con un'amica annessa, e devo dirvi che ad oggi, a distanza di 5 anni o 6, sono ancora miei clienti. Ah, che bello! Quante porte in faccia ti hanno sbattuto? Io ho lasciato l'Italia e Milano che ero veramente vincente, ero tutti i giorni fully booked e ero veramente valido nel mio lavoro perché la gente mi apprezzava e gli piaceva molto. Sono arrivato qua e mi sono trovato senza neanche un cliente. Ricordiamoci anche che qua non è come in Italia che ci si può sedere in un'azienda perché il titolare è impossibilitato nel licenziarti, e in più ci sono quei 4-5 che lavorano e quei 5-6 che vivono alle spalle di quelli che lavorano. Qua se non lavori sei a casa e qua non c'è stipendio fisso, almeno nel mio settore è tutto commissione plus gratuiti. Quindi cosa succede? Succede che se tu non hai clienti tu vai al lavoro tutto il giorno ma non guadagni niente, e questo è molto molto faticoso, soprattutto con la vita costosa che c'è qua. Domanda: hai notato la differenza negli ostacoli tra il precedente presidente e l'attuale presidente? Amo tutti i presidenti degli Stati Uniti, basta che nessuno mi rompa le scatole e mi diano i miei documenti. La cosa che sta arrivando adesso, soprattutto con l'arrivo di Trump dopo Obama, è il fatto che c'è una maggior meticolosità nel controllo di tutti i documenti forniti, e c'è sempre, la maggior parte delle volte, questa RFE, che è una request per extra evidenze. Request further evidence. Praticamente ho dovuto provvedere nel dare qualche nuovo documento o confermare ulteriormente dei documenti già fatti su carta intestata e firmati. Il problema è, voi sapete, soprattutto nel mio lavoro, che quando si lascia un salone e si cambia, ovviamente c'è sempre un po' di dispiacere da parte sia del collaboratore sia da parte del titolare dell'azienda, e magari titolare di azienda che non sono contenti tu hai lasciato l'ambiente di lavoro, cosa succede? Cominciano poi dopo a non darti documenti, non firmarti, e questo dispiace perché dopo aver lavorato tanti anni con amore, dedizione manuale e artistica di cuore, ti dispiace un po' vedere questo bigottismo, queste persone piccole che si perdono dietro queste cose. Questo qua, questa cosa che sto dicendo riguarda il secondo O1 e non il primo, perché quando sono andato via da Milano ho lasciato alla grande la mia realtà coltivata e cresciuta per 10 anni. Come hai fatto a trovare casa? Questo è uno degli ostacoli più grandi quando si arriva a New York. C'è l'ostacolo dei soldi, il fatto è che essendo molto costosa qua la città, trovare una casa, se uno ha 4, 5, 6 mila dollari da spendere la trovi subito, però se vuoi mantenere e contenere un po' i costi diciamo che devi sbatterti un po'. Per trovare casa ovviamente devi essere sul territorio, perché puoi mandare quanti messaggi vuoi, ma qua le case escono e lo stesso giorno vanno. Anche la stessa ora, anche i stessi 10 minuti? Sì,
quindi bisogna proprio essere tempestivi e tenere d'occhio. Io ovviamente ho utilizzato varie pagine sui social media che mi davano documentazioni e magari prima di andare a confermare cercare bene le zone e vedere dove siamo e che zone possono essere interessanti. Quindi io ho trovato la mia prima sistemazione attraverso una ragazza giapponese che conoscevo qua a New York, assistente nel salone dove lavoravo, e aveva delle amiche che cercavano una persona per una stanza singola. Okay. Poi nel tempo ho cambiato diverse case e mi sono approcciato e ho trovato le case in maniera diversa. Alessandro, una cosa che ti piace tantissimo di New York? Di New York mi piace molto, ed è anche una delle ragioni perché sono venuto a lavorare qua come stilista, il fatto che ci sono persone da tutto il mondo, quindi persone totalmente diverse, con storie diverse, da provenienze totalmente diverse e capelli diversi. Bella questa, capelli diversi. Certo. Alessandro, qualche settimana fa ci siamo incontrati per una cosa che vi sveleremo tra qualche tempo. Adesso non si può dire nulla. Mi diceva che si ricorda i capelli di tutte le sue clienti, a volte non si ricorda il nome, non si ricorda la faccia, ma basta vedere e toccare i capelli e si ricorda della persona. Sì, devo dire che io viaggio molto sull'immagine fotografica nella mia mente e sugli stili e i vari capelli. Invece un'ultima cosa che volevo sapere da te, se hai qualche consiglio per i nostri spettatori che volessero prendere il visto O1, cosa possiamo consigliare, come possiamo aiutarli? Per prendere il visto O1 vi posso consigliare, come ho detto prima, tanto amore, tanta energia, tanta dedizione, tanta tenacia, perché voi potete essere vincenti e potete essere qua a costruire il vostro futuro e la vostra carriera. Dovete solamente impegnarvi ed essere costanti nel provvedere i documenti vari. Non cercate scappatoie, perché non funzionano in questo paese. Devi fare le cose fatte a regola, perché sennò ti tagliano subito le gambe e come arrivi a terra in aeroporto ti rispediscono a casa. Quindi tanta dedizione e avanti, credeteci che poi vincerete. L'avvocato, per quanto mi riguarda, soprattutto su un visto come il mio, ci vuole, perché io ho anche provato e cercato di documentarmi per avere il visto senza passare da un avvocato, ma era alquanto impossibile, perché ovviamente l'avvocato sa come esprimersi e mettere i vari documenti in ordine, facendo sì che il governo apprezza e valuta la tua pratica in maniera positiva. Ricordiamoci che quando io ho finito di un visto e ho fatto l'altro, ho chiesto all'avvocato se potevo avere una copia del visto, pensandomi desse un fascicolo di carte, e mi ha dato un plicco di carte così, 358 pagine, quindi una cosa veramente un libro gigante. Alessandro, grazie per queste informazioni, spero che saranno utili a tutti voi che ci state guardando. Grazie a te, amica mia, è stato un piacere dare qualche informazione ai nostri amici italiani che vogliono essere qua con me, Alessandro Comai, o con Chiari Lady Boss. Sandro, yeah. Ciao amici italiani, vi aspetto. Intanto vi voglio far vedere la location dove ci troviamo. Vorrei sapere da voi cosa ne pensate del video, quindi aspetto un sacco di thumbs up e anche la vostra opinione qua sotto nei commenti. Spero di avervi dato un po' di carica e di stimoli per arrivare. Spero che sia stata interessante la mia spiegazione. Ovviamente con Chiara, che mi faceva tutte queste domande perfette, è stato facilissimo. E un abbraccio a tutti, ciao! Questa è la location, c'è praticamente anche un'altra parrucchieria, ma non è quella di Alessandro. E per oggi è tutto da Chiari Lady Boss a New York. Ci vediamo al prossimo vlog. Bye guys!